Coinvolge 11 paesi europei e tutte le province della Campania, la settima edizione di Quartieri di Vita, Life Infected with Social Theatre, il festival di formazione teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival, ideato dal direttore artistico Ruggero Cappuccio e realizzato con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura e di EUNIC Global, in partenariato con i cluster EUNIC European Union National Institutes for Culture di Roma e Napoli. Anche quest'anno alcuni dei principali gruppi teatrali che operano nelle periferie del territorio campano avranno la possibilità di confrontare le loro esperienze con registi internazionali impegnati da sempre in luoghi e contesti di marginalità. Un virtuoso filo rosso che unisce mondi solo in apparenza lontani, con artisti provenienti da Repubblica Ceca, Portogallo, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Germania, Francia, Spagna, Belgio e Austria, per realizzare workshop in quartieri vulnerabili della Campania, nei quali le associazioni culturali locali che credono nell'arte come strumento di condivisione, inclusione e partecipazione attiva rappresentano un presidio di civiltà e di crescita sociale. Ai nostri microfoni il direttore artistico Ruggero Cappuccio. Si parla molto di Europa in questi ultimi tempi e si parla soprattutto di Europa in ordine ai processi economici. Ma i processi economici tra gli stati possono vivere di collaborazioni se si individuano le identità degli stati. Le identità degli stati europei si individuano attraverso la ricerca delle identità. La ricerca delle identità si fa con la cultura, si fa con la letteratura, si fa con la filosofia, si fa con il teatro. Noi per Quartieri di Vita quest'anno mettiamo in campo 10 esperienze che provengono da diversi stati europei. Parliamo della Romania, della Francia, della Germania, della Lituania, del Belgio. Raggiungono la Campania, entrano in collaborazione con gruppi di Napoli, di Benevento, di Avellino, di Caserta, lavorano a processi teatrali e culturali inerenti soprattutto alle fasce deboli.